azzecca per utilizzare il termine tanto usato, azzecca perché in realtà uno dei due che sono il vertice di questa amministrazione, quindi che si proietta quando si candida alla presidenza dell'amministrazione provinciale. Quindi un metodo, un sistema, uomini che governano il comune di Viterbo si propongono di governare l'amministrazione comunale, quindi l'amministrazione provinciale. Quindi secondo me era un po' utile far capire ai cittadini chi vuole governare l'amministrazione provinciale e come si è adoperato in questi due anni per governare, che ha governato la città di Viterbo. Quindi questo ovviamente rivolge particolare al vice sindaco numero uno, anche sostanzialmente a tutta l'amministrazione comunale, che poi è un modello che ormai si ripete da 16 anni, non troviamo grosse, dal punto di vista politico, grandi differenze sono in questi 15 anni. È un modello politico che ha portato la città allo stato in cui tutti la vedete, di Sasso, le casse comunali, all'abbandono, al degrado, non c'è un progetto di rilancio economico di questa città, neanche a parlare di quello culturale. Quindi noi volevamo in qualche maniera sintetizzare questi primi due anni dell'amministrazione e quindi cercare di far comprendere meglio ai cittadini chi vanno a scegliere per governare l'amministrazione provinciale. Da qui insomma un breve intervento per presentare un po', in particolare poi i colleghi parleranno di altre cose, quindi cercheremo di non sovrapporre. Volevo insomma fare un po' il punto della situazione, per esempio degli obiettivi, no? Che il vice sindaco Veroi si era posto in questi due anni. Nel 2009 aveva posto degli obiettivi molto chiari e anche ambiziosi, che noi seguivamo con grande attenzione. Il 2009 doveva essere l'anno dell'approvazione, quantomeno dell'approvazione del bando, della variante al piano regolatore generale, doveva essere l'anno della definizione del condono edilizio, doveva essere l'anno dell'approvazione del regolamento dell'ornato, un atto fondamentale per una città che ama definirsi città d'arte e di cultura. Era l'anno dell'approvazione del regolamento delle antenne della telefonia mobile, altro tema particolarmente sentito dalla cittadinanza viterbese, che ha destato numerosissime polemiche, non vi sto a elencare per non farvi perdere tempo, ma che tutti conoscete. Era l'anno anche dell'esame dei piani integrati, quindi andiamo a temi un pochino più sensibili, no? E in particolare ricorderete anche numerose schermaglie tra maggioranza e opposizione che mi hanno visto per questo piano in particolare un po' impegnato in prima linea. Il piano integrato, io ho definito di riqualificazione, secondo me quello era il senso, di Valle di Fauna. Ricordate? Polemiche in commissione, era un piano che doveva avere priorità su tutto. Io domando a voi chi ha visto qualche cosa di questi temi. Premesso, ripeto, non erano obiettivi che aveva posto qualcuno, erano obiettivi che l'assessore si era dato. Che lui no? Il 2009 sarà l'anno che si avviano, si concludono queste questioni, sicuramente sarà un anno. Un anno importante per la città. E un altro punto voglio sottolineare, che è di straordinaria importanza in questo momento di grave crisi economica della nostra città, e che è il piano di zona in località Sbarri e Acqua Bianca. Noi forse non siamo stati capaci di farlo conoscere bene, quindi ci riproviamo ancora. In quei piani di zona sono finanziati dalla Regione Lazio 400 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, 400 alloggi per un valore per un costo di costruzione minimo di 100.000 euro, fate la moltiplicazione, sono 40 milioni di euro. Ci rendiamo tutti conto, non è complicato comprendere, no? Che impulso sarebbe stato all'economia di questa città, ai quali vanno aggiunti peraltro circa 6 milioni di euro che i privati dovevano investire in opere di urbanizzazione primaria. Di tutto questo
si è visto pressoché niente. Volevo preannunciare che questi finanziamenti regionali stanno in scadenza. Questi finanziamenti, questi mutui agevolatissimi che la Regione dà per sostenere le politiche della casa rischiano di essere perenti. Su questo noi abbiamo fatto interrogazioni, abbiamo fatto pressioni, le risposte sono state sconcertanti, no? E qualche volta inesistenti. Nel senso, sì, la zona è complicata, il terreno è impervio, credo tutte cose abbastanza conosciute, non è che c'è un terremoto che ha sconvolto, no? Sbaglio. Dove siamo di preciso? Siamo praticamente nella zona compresa tra la strada, tra la si chiama Vittor Chianese, quella della Quercia. Ah, dietro la Quercia. Esatto, quindi passato il cimitero di Bagnaia, no? È quelle zone. Stiamo lì, qualche intervento di edilizia privata sta partendo. Noi spingiamo molto affinché non vengano rilasciate abitabilità se non vengono realizzate le opere di urbanizzazione a servizio degli interventi pubblici e privati. Deve essere chiaro questo argomento. E insomma, in questo periodo così complicato, no? Ma possiamo veramente fare a meno di questi interventi? Ma è questo che si vuole veramente proporre a governare la nostra provincia? Ci si dice che ovviamente, è complicato, l'urbanistica è un po' sotto la lente di ingrandimento, ma non so problemi che riguardano la città, se è sotto la lente di ingrandimento, benissimo, guardate quello che dovete guardare e andate avanti, se non andate avanti, no, spiegateci bene i motivi per i quali non si va avanti. Tema piani integrati, per un attimo, avete visto, un anno è stato un anno di... Sì, di spot, no? Sembrava che noi, se fossimo proprio la bestia nera, per carità, con il PD non si parla di piani integrati, noi volevamo parlare di progetti seri e che servono alla città. Un anno invece di interventi veramente spot, perché tutto fa parte anche della commissione urbanistica, ci siamo visti passare questi piani integrati in terza commissione, ma veramente era pura propaganda, no? Pura propaganda, tanto per dire ai titolari, ai proponenti di questi piani integrati che l'amministrazione sta lavorando da fare, ma che i risultati sono stati seri. Non che noi siamo favorevoli ai piani integrati, noi siamo favorevoli ai progetti seri, questo è il tema. E su quelli volevamo discutere, e che comunque però la maggioranza di gente sarebbe impegnata a portarli avanti, discutere e portarli in quest'aula, quindi si sarebbe aperto un confronto sul tema, sui temi dell'urbanistica. Insomma, siamo preoccupati. Se questo è il modello, se questi sono gli uomini che andranno a governare la provincia di Viterbo, dobbiamo preoccuparci. E noi invitiamo, francamente, su questi 5-6 elementi che io ho detto, noi invitiamo l'assessore, il vice sindaco Meroi, che a secondo quando gli fa comodo è vice sindaco, è quando gli fa comodo è assessore, visto la di semplice polemica sulle strade, no? Quando ho detto questa amministrazione guidata, che avevo detto di strada, guidata dal sindaco e dal vice sindaco, guardate come ha ridotto questa città, la città d'arte e di cultura, la città del degrado e dell'abbandono. Risposta piccatissima di Contardo che dice guarda che non è l'assessore all'urbanistica, l'assessore all'ordine pubblico è Arena, quasi fosse colpa, no? E quindi scaricando. Poi, ieri avete visto quell'ottimo intervento, stiamo investendo sulle strade 600.000, metà poca cosa. Io per la parte che vedevo utile di esporre concludo.